Cassiano De Luca sarà a breve il presidente del Consiglio Comunale di Messina. 20 voti su 32 non lasciano speranze eventuali concorrenti e l'ex sindaco annuncia già delle novità importanti. La prima è che intende cambiare il regolamento dell'Aula ed ha i numeri per farlo. Niente più astensioni, i consiglieri dovranno esprimersi senza rifugiarsi dietro un non voto. La seconda è che De Luca da presidente romperà una tradizione, quella che vede il vertice dell'Aula da sempre imparziale. L'ex sindaco non si asterrà dal votare le delibere. Ovvio, sono un presidente di parte, non devo essere super partes nel senso che io starò 6 mesi e il mio compito è proprio perché fa parte del programma modificare alcune cose e io a differenza degli altri non sono formalmente super partes e poi nella sostanza mi comporto come una peggiore persona dell'essere di parte. Quindi io voterò i provvedimenti per quel periodo che rimarrò ovviamente, è ovvio che il 6 di novembre sarò eletto sindaco di Sicilia e il ruolo è incompatibile e quindi mi dimetterò, l'ho detto già prima dei non eletti, di prepararsi a Caruso che prenderà il mio posto. La modifica regolamentare è indispensabile perché ci sono tutta una serie di elementi che consentono un ostruzionismo fino a se stesso, che non ha senso, ma soprattutto l'equiparazione del voto di astensione al voto contrario non ha senso. Allora, consiglieri comunali, chi si vuole astenere perché è un'astensione politica è un conto, chi si vuole astenere perché non ha il coraggio di votare contro è un altro conto. La città deve sapere alla luce del sole effettivamente cosa pensano i consiglieri comunali dei provvedimenti che arrivano in aula, tutto qui.